Partendo dal presupposto che non so veramente con quale coraggio scrivi un commento del genere sotto un video dove sono palesemente dispiaciuta, poi scelta mia condividerlo meno sui social, ma cioè veramente la tua sensibilità non so dove l'hai lasciata. Punto numero due, ognuno affronta il dolore a modo suo, ma tu fai questo commento su che basi poi andare a ballare? Il giorno dell'incidente, diciamo, io la sera avevo... Non era neanche una festa, era un evento nel quale ti posso assicurare che tutto volevo fare tranne che andare perché sarei rimasta a casa a piangere. Ma capisci anche tu che succede una cosa, poi che tu la vivi così, ben per te. Ma non è che la mancanza di una persona, di un animale, che molte volte si equivale, però in generale la mancanza di un essere vivente deve bloccare la vita di coloro che rimangono sulla terra. Cioè non è che se una persona viene a mancare, allora basta, la vita finisce. Il dolore è normalissimo e io ci soffro molto. Infatti in questi giorni non sono neanche a casa mia, sono subito dopo che è successo sono partita e ora sono da un'altra parte, perché stare in quella casa mi fa stare davvero troppo male, perché ogni cosa mi ricorda Milky, che era il mio cane. Tornando invece al fulcro del video, ovvero il fatto che tu hai detto andare a ballare, che però non era andare a ballare, ma che tra l'altro è successa una situazione molto simile quando è venuta a mancare una mia amica, che io ho condiviso un video ed era uscito un commento, forse non so se era sempre lui. Dopo una sofferenza del genere, piangersi addosso, come ripeto, non serve a niente. Io, per come sono fatta, comunque ho bisogno del mio tempo per stare un attimo da sola. Però mia mamma mi ha anche detto: è un evento così, fai la tua cosa, devo vedere delle amiche, almeno ti distrai. Perché, ripeto, stare in casa mi fa male e non sono in casa tuttora. Pensa a stare in casa il giorno stesso in cui è successo e ogni cosa, che c'erano le cucce ancora in giro per casa. Quanto potesse farmi stare male. Ormai è passata quasi una settimana, io ieri sono tornata a casa per la prima volta da quando è successo, ok? Non ero a casa appunto da 4-5 giorni, torno a casa, mi viene una crisi di pianto perché appunto rivivere quelle cose in casa ed è brutto stare in casa propria, stare male e voler stare dappertutto tranne che a casa propria. Quindi io torno a casa, ho un momento di sconforto perché appunto era da un po' che non ero a casa, faccio quel video, leggo il tuo commento, ma gli dico: se tu da come scrivi dovresti essere più sensibile di me. Perché io sarei la pazza psicopatica che poi esce perché andare a ballare neanche, ma vabbè, anche se diciamo anche che vado a ballare. E però tu mi scrivi un commento del genere, cioè, ma anche se io fossi la persona più insensibile del mondo, dopo il tuo commento, come mi devo sentire? Cioè, ma io dico veramente, cioè, la gente è proprio. Cioè, io no, non volevo rispondere a questo commento, però veramente, cioè, mi sembri proprio stupido, stupido proprio, l'unico termine.